Buongiorno. Allora, oggi piove. Vabbè, a parte il discorso che, vabbè, anche con le ante chiuse è riuscito a sporcarmi i vetri e lo sa solo lui, ma c'è stato un attimo di momento che è venuto giù, sembrava il diluvio universale. Io ho lasciato le ante chiuse apposta per evitare i casini e vabbè. Comunque adesso, vabbè, piove normale. Non si vede, non si vede, ma vabbè, piove normale comunque, fa una pioggia normale come tutti, come dovrebbe essere, non quei gli acquazzoni tropicali che adesso vanno tanto di moda. E quindi diciamo bene, ecco, diciamo bene. Quello ho dovuto accenderlo perché c'è un'umidità che sembra di navigare, sembra di essere in una piscina. Adesso la segna 25, ma non mi ricordo che temperatura sia, se quella impostata a 25 o ci sono 25 gradi dentro, non mi ricordo. Comunque, è nella funzione deumidificatore in questo momento, quindi sta togliendo umidità dall'aria. Boh, che noia, oggi piove, non c'ho voglia di fare niente. Che angoscia, c'ho voglia di uscire, niente. Boh, l'oleandro come sta? Sta bene, l'oleandro. Basta, le orchidee pure, quello pure, stanno tutte bene. Boh, vediamo se mi viene voglia dopo di fare qualcosa, se no adesso non c'ho voglia di fare niente. Oggi, visto che pioveva, ho deciso di aprire, ho avuto la bella idea di aprire questo mobile di legno. Ah? Ok, allora, intanto è tutto tarlato. Guarda, guarda che roba. Ste bestie veramente a debellarle ci va non lo so, un casino. L'avevo già trattato, ma probabilmente non è bastato perché è pieno, pieno. Pieno, finché non se lo mangeranno tutto e buono trasecchio. Poi c'erano delle ragnatele, io non ho capito. Quando l'ho aperto non vi dico cosa c'era qui dentro. Allora, a parte le statuine di mia nonna, ma era pieno di ragnatele. Guarda, 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 guarda. Guarda, già ho aspirato tutto, eh. E già ho aspirato tutto. Ci ho messo anche l'antitarlo che avevo fatto. Guarda lì, guarda, guarda che roba lì. Niente, pieno, devo tutto aspirare tutto quanto con l'aspirapolvere qui. Pieno, pieno. Però questo ci faccio la copertina per il video. Aspetta, aspetta che tolgo questo. Ecco, facciamo così. Così, vediamo un po' se viene fuori la copertina. La copertina per il video. Eccoli, così. 1, 2 e 3. Ok, fatta copertina. E boh. Niente, c'era anche il cassetto, che c'erano dei centrini che adesso ho tolto. Anche qui, questo non era tanto pieno. La parte di sotto era piena, piena, non vi dico. Non vi dico cosa ho trovato qua dentro. Ma qui erano le ragnatele, non ho capito se ragnatele perché. Boh, Poi, i centrini che ho trovato prima erano uno era questo e l'altro era un altro che ho messo da un'altra parte. Adesso voglio cambiare questo, mettere questo qui, così, perché questo qua è piccolino e questo qui lo metto da un'altra parte. Ok, ho tolto tutte le piante finte, ovviamente le ho messe qua. Adesso prendo questo centrino qua e lo metto qua. Devo solo guardare che l'ho messo dritto. Questo l'aveva fatto mia nonna e quindi è fatto a mano. Adesso prendiamo tutte le piante qui e rimettiamole al suo posto.
rimettiamole al suo posto. Così. Dietro c'era sto quadretto qua che sinceramente non ho capito perché è lì, forse perché ci sono le rose. Boh, vabbè. E poi questo qua che era di mia madre e lo metto qua e lo metto lì. Ok. Boh. Problema risolto. Anche qua. Qui c'era questo centrino che è talmente impolverato che non vi dico perché è sotto una scala. Anche il mobile. Questo mobile è tanto bello ma è traforato. E allora io adesso ci metto qualcosa sopra che non faccia passare la polvere sotto. Comprì? Comprì. Ecco, perché sennò qua c'entra la polvere. Sì. Nel frattempo è arrivato un pacco da Amazon, ok? Credo sia arrivato verso mezzogiorno, le 3, non lo so. Comunque dopo pranzo. E l'ho visto al cancello. Ho detto, ecco, adesso ho consegnato il pacco. Pacco bagnato, che tutto il giorno che ha piovuto come non ci fosse un domani. E invece, guardate che cosa si sono inventati quelli di Amazon. Guarda, si sono inventati che adesso consegnano la roba dentro i sacchetti quando piove. Infatti, vedi che è tutto bagnato. Però l'hanno messo. Adesso vabbè, è girato il contrario. Quindi questa parte qua era sotto. Adesso non giro perché c'è il nome dietro. Il mio nome con l'indirizzo, ma questo era girato al contrario, quindi era sotto sopra così. E in pratica non si è bagnato. E io adesso questo sacchettino lo riciclo perché è un sacchettino molto valido, bello resistente. Appoggio un attimo per terra, bello resistente con la chiusura, tutto molto bello sto sacchetto, ma questo lo metto ad asciugare, ma me lo riciclo. Allora, adesso vi faccio vedere cosa è arrivato. Ok, allora siamo dritti, siamo storti, ci siamo. Allora, apriamo un pochino, vediamo un po'. Sono organizzato col cavalletto così almeno siamo a posto, sicuri. Oh, microfono Bluetooth. Wireless, microfono da bavero wireless. Proviamo ad aprirlo perché deve funzionare col telefono che c'ho qua. Non funziona col telefono che c'ho lì, non me ne faccio niente. Capito? Aspetta, che non riesco ad aprirlo. Ok, mi sono armato di forbici. Armato di forbici, almeno apriamolo dalla parte di sopra, giusto per gradire. Ok, che se devo restituirlo, glielo restituisco con la plastica intera, giusto? Giusto, giusto. Allora, ok. Allora, vediamo di cosa è composto questo microfono. Vabbè, le istruzioni. Ok, però dice che le istruzioni. Sono facilissime da usare. Ah, funziona anche con la carica inclusa. Ok. Quindi praticamente ci sono. Ah, ecco. Guarda. In pratica c'è due microfoni a carica USB.
Già quello nuovo, più c'è l'adattatore per gli iPhone. E poi cosa c'è d'altro? E poi c'è l'apparecchietto da mettere attaccato al telefono. Adesso lo provo e vediamo se funziona. Non c'è. Ah, funziona così direttamente, si infila e via. Ah, ok, va bene. Qua c'è il tasto di accensione. Ok, aspetta. Allora, proviamolo e vediamo un Ok, allora adesso io l'ho già provato, funziona. Mi sono messo qua, il microfono ce l'ho qua, funziona bene. Questi sono due, perché me ne è andati due. Me ne è andati due, quindi volendo far parlare due persone. Però si sente bene, perché sono andato lontano, sono lontano e si sente molto bene. Prima solo col telefono non si sentiva niente, niente. Telefono da... comprato mi pare 3 anni fa lì 1.000 euro di qua di là, sembra che doveva fare tutto lui, in realtà non fa una mazza, perché si sente male, perché, cioè, lasciamo perdere, va. Comunque, e con questo è tutto, il microfono è arrivato e ci vediamo dopo. Ciao.